Ci occupiamo di un contest di cucina che si chiama Incontestabilmente Tu. Incontestabilmente Tu, a parlarcene meglio, a spiegarcelo un po', c'è Gianluca Ranno che è il co-founder di Gnammo. Ciao Gianluca. Ciao e buonasera a tutti e grazie. Buonasera. Beh, Gianluca, grazie a te. Spieghiamo Gnammo velocemente che cos'è. Allora, Gnammo in due parole è la più grossa piattaforma italiana che permette di organizzare eventi culinari a casa propria, dedicato a appassionati di cucina, personal chef e tutti coloro che amano sfornellare. Io organizzo il mio evento, lo pubblico su Gnammo e poi le persone possono chiedere di partecipare. Ok. All'evento. Ok, io partecipo e pago la mia quota, quindi? Assolutamente sì, tu paghi la tua quota su Gnammo, considerate che a tutti gli effetti un evento privato, quindi chi organizza l'evento può scegliere o meno di, tra virgolette, invitare la persona a casa propria, quindi è liberissimo di accettare o meno, insomma, lo Gnammer a casa sua. Lo Gnammer si chiama? No, ma che carino. Oh, bello. Insomma, sì, voi avete fatto sicuramente tanto in termini di eventi culinari e adesso siete nell'organizzazione, diciamo così, di questo food contest Incontestabilmente Tu, corretto? Esattamente lui. Senti, a chi si rivolge? Anche in questo caso non solo professionisti, ma anche solo appassionati di cucina? No, no, assolutamente, nel senso è aperto a tutti quelli che amano sfornellare in cucina, tutti quelli che adesso stanno tornando a casa in macchina, ascoltano la radio, hanno qualche ricetta in mente, si possono mettere a casa i fornelli e cimentarsi col nostro contest. Allora, questo... però ci devi spiegare, esatto, tutto nel dettaglio, ma poi, Gianluca. Questo Incontestabilmente Tu andrebbe un po' contestualizzato, cioè permettimi il gioco di parole, dove si farà, dove avverrà? Ve lo contestualizzo subito. Allora, il contest, nel senso, è aperto per tutte le persone ovviamente d'Italia, funziona così, diciamo che è diviso in tre step. Un primo step che è aperto fino al 18 maggio, dove le persone possono cucinare, come dicevo prima, a casa propria o dove amano cucinare, fanno una foto del loro piatto e caricano foto, ingredienti e una descrizione del piatto sul sito, che adesso vi do, che è foodcontest2014.digitalfestival.net. Ok, dopo lo ripetiamo meglio. Assolutamente, a questo punto, una volta caricati i piatti, c'è tempo appunto fino al 18 maggio per caricarli e fino al 20 maggio per essere votati. Ok, va bene. Uno. Poi step 2. Quindi il primo step vive sull'online. Esatto. Bene. Quindi è assolutamente, come dicevo prima, aperto a tutti e a tutte le candidature da tutta Italia. A questo punto i piatti che sono, si può partecipare, scusate, per la categoria primi, secondi o dolci. Quindi queste sono le tre categorie. Va bene. Okay. A questo punto i piatti più votati vengono selezionati, ne vengono selezionati due che sono votati, scusate, selezionati dalla giuria di qualità, che dopo vi dico chi è uno da chi ha ricevuto più voti online. Quindi ci saranno tre finalisti per i primi, tre finalisti per i secondi, tre finalisti per i dolci, quindi nove in tutto persone che si andranno a cimentare in uno show cooking live, quindi andranno a cucinare realmente quello che hanno presentato il 31 maggio a Torino in Piazza dei Mestieri. Wow! Bene, bene, bene. Beh, dai, non male. Quindi è questo il premio finale? No, cioè, no, adesso saliamo ancora di livello. Qualcosa di più sostanzioso. No, okay. No, nel senso, arriviamo adesso, vi faccio ingolosire. Poi funziona così: queste persone che cucineranno a pranzo, ok, quindi tre per ogni categoria, prime, seconde e dolce, presenteranno le loro creazioni, quindi quelle che hanno presentato e sono state votate o scelte dalla giuria, verranno assaggiate di nuovo dalla nostra giuria di qualità e i tre migliori, quindi uno per il primo, uno per il secondo e uno per il dolce, sì, andranno alla finalona della sera, ok? Sì. Quindi la finalona della sera che si terrà in uno spazio importante che è in Piazza Castello, lo spazio della Regione Piemonte, tra l'altro che è stato realizzato per le Olimpiadi del 2006, quindi cucine allestite ad hoc per ospitare campioni, ah, bello, e quant'altro, quindi uno spazio fantastico. E qui ci sarà la finalona, della finalona che insomma è già comunque un premio fantastico perché cucineranno per giornalisti, cucineranno per chef stellati, insomma cucineranno per persone che amano, che se ne intendono, dai, certo. Assolutamente. E verrà comunque eletto il super finalista, quello insomma che vince tutto, e lui praticamente avrà in premio un corso del Gambero Rosso che potrà scegliere dalla Città del Gusto qui di Torino, ok? Quindi sì, un corso che potrà essere di pasticceria o di quello che il Gambero Rosso proporrà. Ci saranno per tutti guide, per tutti i finalisti, comunque delle guide del Gambero Rosso, e poi ci sarà la BITEG, che è la Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico, che darà in questo caso a tutti e tre i finalisti la possibilità di partecipare a Fine Food. Fine Food è una, diciamo, un evento che fanno in estate qui in Piemonte, dove potranno le persone, i tre finalisti, andare in giro a conoscere chef stellati e produttori di prodotti di qualità, quindi come dire faranno questo tour enogastronomico offerto dalla BITEG. Meraviglioso. Gianluca, abbiamo detto veramente mille cose, ora anche ricordarle tutte non è semplice, però mi sembra molto interessante e molto attuale quello che proponete. Io volevo ricordare il sito internet attraverso il quale uno può partecipare a questo contest. Esatto, preparare il proprio piatto ed inviare la foto, se vuoi lo dico io, è foodcontest2014.com
www.digitalfestival.net. Esatto. Okay. Okay. Mi dire ancora una cosa? Prego. Okay. Il 31 maggio, il giorno del Conte, si aprono poi Digital Food Days, quindi voi potete trovare tutte le informazioni relative al Digital Festival, Digital Food Days, sia sul sito del Digital Festival sia su gnammo.com. Okay? Perfetto, perché tutto quello che abbiamo detto in realtà sta sotto il cappello del Digital Festival, ma io e Ilenia racconteremo parecchio di questo festival nei prossimi giorni. Mancava solo un pezzo, Gianluca, la giuria sarà composta da chi? Assolutamente, ve lo dico subito. Allora, ci sarà Maria Elena Rossi, che è della Borsa Internazionale del Turismo. Ci sarà Maurizio Camilli e Mariangela Susi Gan, che sono due chef stellati. Beh, insomma, da chef importanti, allora. Assolutamente, okay. Sì, poi ci saranno giornalisti Sandro Giobbo, Laura Albe e Rosalba Graglia, che sono giornalisti che scrivono per Convivium, per Bella Europa, per riviste comunque di turismo e food in genere. Benissimo, benissimo. Grazie Gianluca. Un saluto, buona cena a tutti. Ciao, buona anche cena a te, ciao. Anche a te, in bocca al lupo a chi parteciperà a questo contest. Era Gianluca Ranno di Gnammo, che fa anche rima. Noi ci salutiamo tra poco, intanto per noi Bublé.